Alla fine degli anni 80, con il rinnovamento degli impianti viticoli nella nostra azienda di famiglia, ho sentito la necessità di poter meccanizzare la vendemmia. Nel corso di questi anni il lavoro è aumentato, devo dire anche trainato un po' dal settore viticolo che si è sviluppato molto nella nostra zona. Siamo arrivati ad oggi, con un parco macchine molto innovativo. Abbiamo circa un 25 trattori, 7 vendemmiatrici e le più svariate attrezzature per la lavorazione dei vigneti. La nostra azienda gestisce all'incirca 1 migliaio di ettari di vigneto, seguiamo tutte le lavorazioni dall'impianto all'allevamento fino alla raccolta e anche l'espianto quando necessario. Negli ultimi anni la nostra azienda ha fatto molti investimenti per quanto riguarda la gestione delle malerbe sui vigneti, perché l'obiettivo è quello di riuscire ad avere un'azienda il più green possibile. Oggi, grazie alla collaborazione con Newland, abbiamo portato in campo un'attrezzatura innovativa, quale il Rolacker X-Form. Abbiamo allestito un trattore T400F con un cantiere anteriore e posteriore che lavora in maniera sinergica. Il frontale, allestito come coltivatore vario, va a fare una lavorazione sotto chioma, grazie a dei telai flottanti dotati di Rolacker e Fingerhacker. Questa attrezzatura lavora totalmente per inerzia, per trascinamento, dotata quindi di un sistema flottante ad ammortizzamento che ci permette quindi un'indipendenza dei due lati. Il coltivatore vario posteriore è invece un'attrezzatura dotata di seminatrice da sovescio pneumatica, quindi che ci permette una semina di precisione, con davanti una serie di rollacker AX per la frangitura e la frantumazione del terreno, in maniera tale che si possa effettuare il lavoro sotto fila e sulla fila in un unico passaggio. Moro Group si è dotata di questi nuovi trattori T4F che rispetto alle versioni precedenti hanno diversi miglioramenti, quali la sterzata che a fine filare ci permette una migliore manovrabilità in capezzagna, l'idraulica che ci permette di utilizzare più attrezzature contemporaneamente senza il bisogno di serbatoi supplementari. Ed infine troviamo una cabina pressurizzata Blue Cab 4 che garantisce protezione totale all'operatore durante i trattamenti antiparassitari. Newland, nel segmento dei trattori specializzati, offre diversi tipi di configurazioni, dall'allestimento da frutteto all'allestimento di vigneto, quattro diversi tipi di larghezza oggi disponibili. Tra le caratteristiche distintive di questo progetto, sicuramente dobbiamo ricordare il motore, la nuova idraulica implementata e, perché no, ricordare la sale sterzante. L'idraulica è sicuramente una scelta importante su un trattore specializzato, fa la differenza. Offriamo diversi tipi di configurazioni, da una configurazione estremamente semplice, con una pompa da 64 litri fino a un massimo di 5 distributori, fino al nuovo circuito idraulico a portata fissa da 80 litri in load sensing. Load sensing è sinonimo di che cosa? Di controllo in contemporanea di più elementi idraulici. Offriamo fino a 4 elementi idraulici posteriori e 2 anteriori, più motori idraulici. L'idraulica è sicuramente apprezzabile in questo cantiere di lavoro. Vediamo come questo tipo di abbinamento anteriore e posteriore sia estremamente bilanciato ed efficiente. Un sollevatore anteriore, chiaramente nella parte anteriore vedete come è applicata questa lavorazione interceppo, interfilare. Nella parte posteriore invece abbiamo questo abbinamento con un'attrezzatura che fa una doppia lavorazione, quindi lavorazione del terreno più semina in contemporanea. Il superstire è sicuramente un elemento distintivo di Newland. Da sempre, da quando è stato presentato oltre 20 anni fa, ha fatto la differenza su tutti quanti i campi. Una delle caratteristiche sicuramente premianti è l'ottimo raggio di sterzata e il bilanciamento.